Ferragosto, quale migliore occasione per fare un assaggio di questi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia con il principe degli sport sulla spiaggia, il beach volley? Assolutamente sì, specialità di altissimo livello, specialità olimpica, quindi è garantito lo spettacolo. Noi cerchiamo di fare un'attività di promozione importante per i prossimi giorni del Mediterraneo, un primo biglietto da visita sul territorio. Per noi del Comitato è un modo per testare la macchina organizzativa che ormai è a pieno regime, d'altronde mancano scarsi 12-13 giorni all'inizio di tutte le manifestazioni. Per noi è un importantissimo appuntamento, speriamo che la città di Pescara risponda alla grande. I protagonisti sono di livello stratosferico, basti citare la coppia Lupo Nicolai, sappiamo tutti, tra l'altro con il nostro interregionale concittadino, diciamo, anche se di Ortona, quindi è un parterre de roi di assoluto livello. Speriamo, come ho già detto, che la città possa garantire quel contorno ad un evento così importante. Questa due giorni poi si svolgerà al centro, nel cuore di Pescara, di fronte alla nave di Cascella. Sì, sì, sì. Mi piace anche dire che questa due giorni sarà seguita nel 19-20 con un altro test event di livello, che è con il beach tennis. Quindi proprio siamo entrati nella casa della città di Pescara. Come mi piace dire, i beach games sono degli sport che vanno dove c'è la gente, nel senso che vanno sulla spiaggia, vanno sulla riva, vanno sulla parte del litorale. Quindi crediamo che sia una splendida occasione perché la gente possa gustarsi dei grandi protagonisti dello sport italiano.